Strade quasi deserte ad Alcamo anche in questa domenica di emergenza coronavirus, anche se la regione siciliana ha allentato la stretta, infatti si va verso la fase 2, il dibattito rimane apertissimo. Ascoltiamo che cosa ha detto in diretta questa sera il sindaco Domenico Surdi. Sotto il profilo medico, quindi l'aspetto dei contagi, devo dire che chiudiamo la settimana in maniera molto positiva, perché non abbiamo avuto ulteriori notizie di contagi. Questo per noi è certamente un dato molto importante che ci fa ben sperare, ma soprattutto che ci fa capire quanto sia stato importante questo sacrificio, questo periodo di distanziamento sociale. Per questo vi invito seriamente a continuare così, vi invito ad affrontare la settimana che verrà con lo stesso spirito di sacrificio, perché comprendo bene quanto sia difficile, tutti noi stiamo rinunciando alla vita così come nella quotidianità l'avevamo impostata fino all'inizio di questa emergenza, però tutto sommato è un sacrificio minore rispetto a quello che tantissime persone purtroppo in Italia, migliaia, hanno dovuto affrontare, non soltanto lavorando a stretto contatto col virus, ma purtroppo a volte anche subendone le conseguenze, perdendo familiari. Quindi mi raccomando, non perdiamo di vista la cosa più importante, che è quella di salvaguardare la salute di tutti, la salute di tutta la comunità, soprattutto dei più deboli. Ve lo dico perché non vorrei che qualcuno si fosse convinto che si parla di riapertura e che quindi siamo fuori pericolo. No, assolutamente nessuno ha dato il via libera, non siamo ancora fuori pericolo, sarebbe un grave errore pensarlo. È pur vero però che ci sono segnali importanti, segnali che in qualche modo ci fanno cominciare, ecco, a immaginare quale percorso dobbiamo seguire non appena inizierà questa fase 2, così come è stata chiamata. Ancora però non la conosciamo, ancora non ci siamo arrivati, dobbiamo comunque attendere il 3 maggio per avere ulteriori novità, quindi fino al 3 maggio andiamo avanti così. C'è qualche alleggerimento, ve lo dicevo ieri, e credo che un po' tutti abbiano visto, avete letto, soprattutto sui social, sui giornali, che il Presidente Musumeci ieri ha firmato questa ordinanza, proprio poco dopo che noi ci siamo sentiti, ci siamo visti con la diretta, quindi c'è qualche alleggerimento, qualche allentamento, ma è minimo e vi invito a percepirlo come tale. Per esempio, se il presidente Musumeci ha consentito l'attività fisica in prossimità della propria abitazione, è ovvio che questo significa che bisogna stare sotto casa. Non vorrei che qualcuno in qualche modo ne approfittasse o pensasse di poter fare la corsa liberamente come se nulla fosse. Non è assolutamente così, e vi chiedo la massima collaborazione, perché da questo punto di vista è ovvio che i vigili, così come nei giorni scorsi, continueranno, hanno continuato a controllare, e naturalmente lo stesso dicasi per le altre forze dell'ordine. Quindi un piccolo allentamento, ci sono altre cose contenute nell'ordinanza, ne parlavamo ieri, penso per esempio alle famiglie con disabili che possono essere accompagnati sempre in prossimità alle proprie abitazioni per fare una passeggiata, questo può essere certamente un sollievo, e sono certo che le famiglie sapranno ben utilizzare questo strumento, quindi questo piccolo alleggerimento. Poi ci sono alcune altre novità, come per esempio quella per i proprietari, i titolari di concessione demaniali, mi riferisco ai lidi, che possono cominciare a fare qualche opera di manutenzione. Attenzione, non è che si è detto che da domani queste strutture possono aprire, possono cominciare a fare delle opere di manutenzione, evidentemente in vista di una riapertura, di cui però ancora non conosciamo nessun tipo di dettaglio, soprattutto temporale. Poi attenzione, un'altra cosa che nei giorni scorsi c'eravamo un po' chiesti, e su cui c'erano state anche delle richieste dirette in assemblea regionale, era quella del domicilio, della consegna a domicilio di alimenti, penso per esempio alle pizze, per dirne una, nei giorni festivi e quindi anche nelle domeniche, quindi prima era vietato, adesso si potrà fare, quindi questa è una cosa certamente che può agevolare le attività e che può evitare, ecco, che, e può agevolare in qualche modo anche tutti noi cittadini che in qualche modo volessimo acquistare questo genere
di beni, quindi piccoli allentamenti, una piccola flessione che comunque non cambia l'impianto generale di questa quarantena, chiamiamola così. Anzi, il Presidente ha ribadito che nessuno, rimangono i divieti di entrare in Sicilia, quindi non è che ci sia stato un libero tutti. Qualcuno vedo che parla di controlli, guardate, i controlli sono continuati naturalmente, devo dire che in linea di massima non abbiamo riscontrato problemi grazie a questo senso di responsabilità di tutta la città che ha risposto finora molto bene, quindi negli ultimi giorni non ci sono stati segnalazioni di assembramenti. Laddove dovessero esserci vi chiedo ovviamente di comunicarcelo, naturalmente se si tratta di situazioni rilevanti in cui è necessario il nostro intervento, ma io vi richiamo sempre alla responsabilità e al senso di autocontrollo che è quello che finora ci ha consentito di circoscrivere questo virus, questi contagi.